Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel Giardino dei Frati. Chissà quante volte qui Padre Pio ha fatto qualche passeggiata anche con i suoi confratelli. Si ritagliavano tanti momenti di preghiera. Ecco, vedete questo indirizzo di posta elettronica dove inviare la vostra email e raccontare la vostra storia, come ha fatto Francisco. Originario del Portogallo. Ecco, noi dobbiamo ringraziare Francisco perché lui ha inviato la traduzione in italiano della sua email che è arrivata in portoghese. Grazie Francisco. Originario del Portogallo, non ha mai saputo chi fosse Padre Pio fino al 1991. Un giorno, per puro caso, si imbatte in un libro nella libreria municipale della sua città, Villa Nova de Gaia. Il titolo e Padre Pio, scritto da Arni de Corte. Francisco non conosce nulla di lui, ma qualcosa lo spinge a prendere proprio quel libro e portarlo a casa. Quella sera, intorno a mezzanotte, mentre il libro giace sul comodino, Francisco racconta che accade qualcosa di straordinario. Vede una luce bianca, forte, che illumina la foto di Padre Pio sulla copertina. Confessa di essere rimasto con paura, non sapendo come reagire a questo evento inspiegabile, ma è proprio in quel momento che inizia il suo legame profondo con Padre Pio, un legame che poi lui dice non si spezzerà mai più. 2005, la vita di Francisco subisce una svolta drammatica. Il 26 aprile suo papà viene colpito da un aneurisma dell'aorta, viene trasportato d'urgenza in ospedale, operato immediatamente. L'intervento riesce, suo padre sopravvive contro ogni previsione medica. La scienza afferma che solo il 10% dei casi simili si concludono con una sopravvivenza, ma Francisco non ha dubbi. È grazie a Padre Pio che tutto è andato bene. 2007, 15 ottobre, Francisco decide di recarsi a San Giovanni Rotondo, ringraziare personalmente Padre Pio. Durante la visita alla tomba del Santo, quindi siamo nel 2007, quindi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella cripta, viene pervaso da un profumo meraviglioso, un'esperienza che lo segna profondamente. Molti sono i momenti della presenza di Padre Pio nella mia vita, racconta Francisco. Da quel giorno sente la sua presenza, la sua protezione in ogni aspetto della sua esistenza. Ogni giorno lo ringrazio per questo profumo, per questa preghiera, per questa sua continua e costante protezione.